Sono numerose a Vittoria le attività che da tempo impegnano in interventi concreti il locale Lions Club e, come nel caso di ieri al Circolo Caruano, mirati sia a prevenire la cecità che a migliorare la qualità della vita di coloro le cui capacità visive sono carenti. Ecco allora il lancio del libro parlato al servizio di quei soggetti che non sono in grado di leggere autonomamente, quindi una grande opportunità che il Lions ha scelto per offrire, tramite la distribuzione gratuita di libri registrati da viva voce, una luce a tutti i non vedenti, aiutandoli a superare i loro handicap e favorendone anche l'integrazione nella vita sociale. E un grazie particolare desidero rivolgermelo, se me lo consentite, ad Antonio Corbino per la sua veramente preziosa collaborazione, e un grazie certamente io devo rivolgerlo al signor Sino, che purtroppo non è presente, quindi ringrazio l'assessore e alla mia carissima dirigente Lucia Palumere per averci consentito di realizzare questo service. Io sono veramente lieta, ma credo lo sia tutto il Lions, per questo progetto che oggi andiamo a presentare. Un progetto che è stato, così come ha già qualcuno accennato, pensato circa 2 anni fa, e il promotore è stato proprio il nostro Attilio Denaro. Certamente offrirà pari opportunità a tutti, darà la possibilità anche a coloro i quali hanno delle difficoltà di lettura di poter accedere a questo servizio. Ho pensato che era il posto giusto, ideale per poterlo attuare.